Se sei un'imprenditrice, sei nel posto giusto perché hai assolutamente bisogno di un PPP. Oggi ti condivido un pezzettino del Focus Monday che ogni lunedì dentro alla membership di Pizza Academy aiuta centinaia di imprenditrici a partire, iniziare la settimana con il piede più strategico. Partiamo da un dato di fatto, su cui in realtà martello con una certa costanza. Un'ora di pianificazione può risparmiarti 10 ore di implementazione, 10 ore di lavoro. Non è un'esagerazione, te lo posso assicurare. Infatti, se provo ad osservarmi, quando procrastino, quando sono persa fra mille cose da fare e non ho tempo per fare nulla, quando con la testa fra le mani mi dico non ce la farò mai, come faccio a fare tutto? È perché quella settimana ho saltato il mio PPP. Cos'è un PPP? Ci arriviamo tra un secondo. Prima però, se stai guardando questo video sul canale YouTube, mi raccomando, iscriviti se non l'hai ancora fatto al canale e attiva la campanellina per assicurarti di ricevere tutte le notifiche quando arrivano le nuove puntate. Una delle ragioni più frequenti per cui ci ritroviamo spesso a correre come trottole, perdendo tempo prezioso che di fatto si esaurisce ad un certo punto, è che cerchiamo di pianificare mentre agiamo, cioè mentre siamo in azione, invece di prepararci prima e poi agire. So che sembra una distinzione sottile, quasi insignificante, e invece è il fattore differenziante fra un'imprenditrice che riesce a perseguire i suoi obiettivi senza esaurirsi di continuo, certo ci saranno i momenti di piena, ma non sono la norma, e una che invece non fa che correre da tutte le parti senza arrivare in nessun posto continuamente, come la normalità. Poi, appunto, ovvio, abbiamo tutti i nostri momenti, diciamo così, di sovraccarico, ma l'idea è rientrare nella prima categoria di imprenditrici più volte che nella seconda. Un PPP settimanale permette proprio di fare questo e funziona così. Dalla prossima settimana, o da questa, se stai guardando questo podcast a inizio settimana, programma un appuntamento settimanale per lavorare sul tuo business o sul tuo progetto anziché nel tuo business o progetto. Sono due cose un po' diverse. Quindi il lavorare sul business ti permette di avere una visione d'insieme. Personalmente io chiamo questo meeting PPP, che sta per progresso, pianificazione e processo, perché ogni appuntamento per me si struttura in più o meno 45 minuti e in queste tre fasi. La prima fase è un'analisi dei KPIs, i Key Performance Indicator, quindi i numeri che io monitoro settimanalmente per capire come stiamo procedendo rispetto agli obiettivi che ci siamo prefissi. Nella membership di Biz Academy parliamo molto di KPIs, se non sai che cosa sono e vuoi un Impact Girl dedicato proprio a questo, lasciami un commento qui sotto. La seconda fase consiste nel pianificare i miei tre principali obiettivi settimanali da definire e aggiustare in base al punto 1. Quindi, se sto facendo delle sponsorizzate a pagamento e vedo che non sono arrivata ad ROI, quindi che non sono rientrata delle spese, allora so che questo è un aspetto su cui è bene mi concentri questa settimana per capire come posso migliorare la situazione o perlomeno appunto recuperare l'investimento speso. Ok? Quindi anche se avevo un'altra priorità, so che in questo momento mi chiama anche questo aspetto. La terza fase invece del mio PPP è la pianificazione delle mie 6 task giornaliere, che cerco di definire ogni settimana per ogni giorno. Il numero 6 è un numero magico in quanto è abbastanza grande per permetterti di fare quello che davvero è importante. E poi è abbastanza piccolo per non farti sentire sopraffatta dalla mole di cose. Perché ogni volta che vai oltre le 6 cose in lista, quasi sempre, quello che succede è che pensi solo ad accorciare quella lista il più presto possibile. Quindi finisci per dare la priorità a cose di poca importanza, piccole, minuscole, solo perché in questo modo le puoi crossare, no? Se utilizzi carta e penna e sono più facili e veloci da finire. La lista sembra accorciarsi, ma in realtà si accorcia mentre tu fai cose di scarsa importanza. E quindi è il modo migliore per arrivare a fine giornata stanche, ma senza aver concluso davvero nulla di importante. Ok, ma sto divagando, perdonami perché questo tema è da sempre uno dei miei preferiti, quindi quando ne parlo a volte parto per la tangente. Ma una volta che hai deciso quando farai il tuo PPP settimanale, programmalo in calendario e trattalo come se fosse un
come un impegno improrogabile, come un appuntamento dal dentista. Saranno i 45 minuti molto più piacevoli di un appuntamento dal dentista e più preziosi di ogni tua settimana. Provare per credere, davvero. Questo è tutto per questa puntata di Impact Girl. Se ti è stato utile scoprire che cos'è un PPP, fammelo sapere nello spazio dedicato ai commenti oppure con una storia su Instagram, dove puoi taggare sia me che Impact Girl Tribe, che è il nostro account dedicato ad Impact Girl. Mi raccomando, in particolare, facci sapere se hai già pianificato il tuo prossimo PPP in agenda. Ci vediamo alla prossima puntata di Impact Girl. Questo è tutto per la puntata di oggi. Spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Biz Academy, puoi farlo visitando il sito biz-academy.it. Noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl.